Ciao a tutti e benvenuti. Oggi sono qui per darvi la mia opinione, sempre una sorta di recensione, questa volta su Elden Ring. Inizio col dirvi che appunto sono da solo perché, almeno per il momento, Ada non ha giocato Elden Ring, ha solo visto l'intero gioco durante la mia partita, quindi ha deciso di non partecipare perché vuol dire che chiunque guarda un gameplay può fare la recensione. Invece io l'ho proprio giocato, ho passato più di 100 ore in gioco, l'abbiamo anche platinato tutto in diretta in live, e c'è anche la serie che ho già finita o finirà a breve qui su YouTube. Quindi questa è una recensione dopo aver completato effettivamente il gioco, visto più o meno tutto, perché bene o male abbiamo girato veramente tantissimo anche fuori live, abbiamo cercato di esplorare ogni angolo della mappa, fatte quasi tutte le quest secondarie e poi vabbè, con il platino ovviamente abbiamo ottenuto molte armi, magie e roba varia. In questa recensione andrò a darvi la mia opinione sul gioco, cosa ne penso, e risponderò anche a qualche domanda che ho visto alcuni di voi ci hanno fatto in live sul gioco, che magari non è proprio chiarissimo. Allora, per iniziare il mio rapporto con la serie è che io ho giocato iniziato col primo Demon's Souls su PlayStation 3 e li ho giocati poi più o meno tutti. Gli unici che ho saltato sono stati Dark Souls 3, che non ho ancora mai giocato, e poi anche Sekiro, che l'ho solo provato. Però almeno dei Souls principali ho giocato anche i remake di Demon's Souls, Bloodborne, questi qua. Diciamo, non è che sono estraneo comunque a questo genere di giochi. Elden Ring l'abbiamo provato con la demo beta, diciamo, quella che hanno rilasciato per poche persone. L'avevamo provato e ci era piaciuto subito. La cosa che ci ha colpito fin dall'inizio è che siamo partiti con l'idea che doveva essere il classico gioco ultra pompato dalla massa, dire bellissimo, si fa questo, si fa quello, poi lo provi e vedi che alla fine sembra la solita minestra. In realtà il gioco è veramente interessante e ben fatto su tanti punti diversi, però ha anche tantissimi difetti. Infatti noi non concordiamo sulla massa che gli ha assegnato un 10 fisso, perché il 10 è uguale alla perfezione. Ciò significa che tu stai dicendo che il gioco è privo di difetti, cosa che ovviamente non è, però è comunque un gran bel gioco e quindi la recensione è già positiva solo per questo. Passiamo comunque, come sempre, a parlarvi della trama. La trama ovviamente è molto complicata, è difficile spiegare tante cose senza incappare negli spoiler, quindi diciamo semplicemente che è successo un problema in questo mondo e da questa distruzione che è avvenuta noi, senza luce, soprannominato senza palle, dobbiamo, insieme a tutti gli altri giocatori che partecipano, dobbiamo avanzare per diventare il nuovo Lord Ancestrale e quindi ripristinare l'ordine. L'ordine che decidete voi che tipo di ordine creare, in base al tipo di Lord che volete essere, all'avventura che avete vissuto, potete scegliere il finale. Ci sono tantissimi finali diversi. Noi ne abbiamo sbloccati, mi sembra, 4, e c'era un quinto finale che potevamo sbloccare, però non l'abbiamo fatto per una questione di tempo, dovevamo andare a recuperare un'altra cosa. Però dovrebbero essere anche di più. La trama è semplicemente questa: inizia la vostra avventura e poi dovete avanzare, sconfiggendo il primo boss, si sbloccano altre cose e il gioco diventa sempre più chiaro. È comunque una bella avventura da vivere. La cosa più importante però per il gioco è proprio il gameplay. È un gameplay molto completo, è un open world, però è un open world veramente diverso, molto più simile appunto a Zelda Breath of the Wild, però forse anche meglio su certi aspetti, perché lì si girava molto e si trovavano tante cose da fare e c'era il bello della scoperta. Qui invece si gira tantissimo, la mappa è veramente enorme e la cosa bella è che si trovano sempre cose da fare, anche cose nuove. Non proprio sempre, che prima o poi finiscono, però mi è capitato più volte che in una regione dove già avevo visto praticamente tutto, era piena zeppa di punti grazia sbloccati, andavo in un angolino e trovavo tipo un altro dungeon o un personaggio con cui parlare, quindi c'era veramente tantissimo da fare. Questa è stata una delle cose che mi è piaciuta di più, perché potevo passare il tempo a girare e scoprivo sempre cose nuove, non mi annoiavo mai, anche non mi sono mai ritrovato a fare quelle sessioni per aumentare il livello, a ripetere sempre la stessa azione più e più volte, quelle cose noiosissime che si fanno. Per aumentare un po' i livelli, in realtà la cosa che ho fatto è stata di aiutare altri giocatori online affrontando diversi boss. Voi potete mettere un segnalino che vale per tutta la regione in cui vi trovate, e quindi mentre girate per la regione il segnalino resta attivo
Voi vi fate i fatti vostri, girate roba varia, e gli altri giocatori vi chiamano e trovate boss diversi in base a dove vi hanno convocato. Però per quanto riguarda l'online ci arriveremo dopo a spiegarlo. Passiamo adesso a parlare del gameplay base. Potete selezionare una delle tante classi presenti. Noi abbiamo scelto per questa partita il Cavaliere Errante. Come nei Dark Souls classici, potete scegliere un dono con cui iniziare, personalizzare il vostro personaggio con la creazione. Non preoccupatevi se non viene perfetta la prima volta. Nel gioco è possibile andare vicino ad uno specchio e cambiarlo in qualsiasi momento. Inizialmente, quando il gioco era appena uscito, ho letto di alcune persone che stavano ore e ore a creare il loro personaggio senza mai trovare l'opzione giusta, quindi senza iniziare. Non preoccupatevi, basta che raggiungete questo specchio e potete cambiarlo anche 10 volte durante l'arco dell'avventura, anche di più. Poi il gameplay in realtà è pressoché identico ai Dark Souls, Demon's Souls Remake, questi qua, cioè la base è esattamente quella. Arma principale, arma secondaria, potete assegnare qualcosa a ogni mano, c'è l'elmo, armatura, scarpe, guanti, le munizioni per arco e balestra, la possibilità di usare una bacchetta magica per le stregonerie e un amuleto per usare i miracoli. Anche se queste cose il gioco non è che ve le spiega, dovete capirle appunto voi, assegnarle. Se avete i punti intelligenza, fede, roba varia per utilizzarli, poi funzionano. Ci sono poi i talismani che sono equipaggiabili, mi sembra si parte forse da due, poi è anche aumentabile. E questi talismani offrono un po' come nei vari Dark Souls c'erano gli anelli. Qui questi talismani offrono alcuni vantaggi, anche se non ci sono mai quei vantaggi proprio tipo immunità alla marcescenza, che in Elden Ring c'è questa cosa marcia che è fastidiosissima, sta più o meno ovunque e infligge un sacco di danni quando si prende. Poi ci sono gli oggetti, ovvero le varie bombe, si possono utilizzare per fare danni, bombe, pugnali, roba varia. Anche se questi li ho utilizzati principalmente nelle primissime fasi di gioco, andando un po' più avanti, sbloccando anche qualche magia, non li ho proprio usati mai più. Stessa cosa anche per il crafting, potete creare infatti diverse munizioni, frecce, dardi e roba varia che sono utili, però non utilissimi, cioè in tutto il gioco le ho usate pochissime volte. E poi ci sono le evocazioni, quelle degli spettri che si hanno viste già nei primi trailer. Queste evocazioni in pratica sono veramente tantissime, ci sono sia quelle leggendarie sia le classiche. In base ovviamente al livello dell'evocazione cambia anche la potenza e il consumo tipo di punti magia. E queste evocazioni possono essere anche potenziate come le armi, si può fare la classica. Il classico potenziamento esce più 1, più 2 e così via. Però come funzionano queste evocazioni? Non si possono chiamare proprio sempre. Ci sono delle aree che non ho capito bene su quali basi, delle aree dove non è possibile chiamarle. Diciamo c'è un'icona in basso a sinistra, tipo una specie di portale magico. Quando vedete quell'icona potete utilizzare le evocazioni. La cosa che so per certo è che quando attivate la ricerca di giocatori online o state giocando online, non è possibile usare le evocazioni. Mentre capita però alcune aree che pure in single player comunque le evocazioni non funzionano. E poi cosa c'è più di oggetti importanti? Ci sta il balsamo, che in realtà non l'ho mai utilizzato in tutto il gioco, l'avevo utilizzato solo nella beta. In sostanza è un oggetto che si mescolano dentro due essenze particolari e si crea un oggetto che può fare un enorme danno, può ripristinare la vita e roba varia. Poi ci sono le classiche pozioni della vita e pozioni dei punti magia. Queste ampolle possono essere potenziate trovando degli oggetti specifici nel gioco. Una cosa che si poteva sempre fare, potete anche assegnarle, ovvero avete magari un totale di 10 ampolle, potete fare 5 e 5, 8 e 2, 7 e 3, a volte anche 10 e 0. Cioè, le utilizzo in base al boss, fate una vostra strategia, tipo qui non utilizzate magie, puntate tutto sulle ampolle della vita. Ad esempio all'inizio del gioco, non avendo magia, avevamo sempre 0 ampolle della magia e tutto il resto della vita. E poi c'è anche il cavallo, o meglio come l'abbiamo soprannominato noi, il muccallo, perché è una specie di animale strano. Vabbè, non è per nulla una mucca, ovviamente, si fa per ridere. Però questo è molto utile, si chiama torrente, lo ottenete più o meno nelle primissime fasi di gioco. E questo vi permette di percorrere vaste aree molto velocemente. Inoltre è anche utilissimo perché permette di effettuare un doppio salto, quindi per raggiungere delle parti un po' più lontane o per che so, superare tantissimi nemici e raggiungere subito una grazia, è veramente utilissimo.
Il combattimento su torrente funziona abbastanza male perché, ad esempio, tipo la balestra, non è possibile utilizzarla magari mettersi a cavallo in modo tranquillo, e altre armi non neanche funzionano bene. Diciamo l'unico modo per utilizzarla al meglio è equipaggiare magari una alabarda, un'arma così più lunga, e proprio tipo giostrare contro i nemici, che corri, attacchi e corri e via. Diciamo questo è l'unico modo per utilizzarlo, soprattutto contro alcuni boss è anche un po' obbligatorio perché a piedi viene un po' difficile. Inoltre poi è sempre possibile trovare anche forgiare cose da sé o comunque andare dai fabbri che potenziano le varie attrezzature, forgiano, ci sono i mercanti che vendono dei tipo di ari per sbloccare nuove creazioni o consigli su cose da fare nel gioco, però anche i mercanti alla fine, bene o male, gli oggetti veramente utili li trovate girando nei vari dungeon. I mercanti vendono roba comunque utile e non. Cosa molto utile che si trova però sono le chiavi di pietra, sono delle chiavi che vanno inserite in delle statue di gargoyle che ne troverete proprio a migliaia nel gioco, e queste sono importanti perché a volte sbloccano dei semplici tesori, a volte però sbloccano interi dungeon, quindi quando trovate qualcuno che vende una chiave e spada di pietra compratele sempre, costano un po' di rune però sono sempre molto utili da portarvi dietro. Infatti dopo aver fatto un bel po' di scorta è comodo perché girando non rimanete mai senza, se andate a cercare dungeon o roba varia. Nel gioco poi ci sono anche delle rune particolari legate diciamo a dei boss più importanti che sono utili per ottenere l'arma o un vestiario del boss in questione, e si possono anche duplicare tramite degli appositi santuari che si trovano in giro. Non vi dico altro sempre per non farvi spoiler, però si può fare comunque. Inoltre, come in ogni gioco del genere, di solito ci stanno i falò e qui sono diventate le grazie, e di solito ci stavano le anime e qui invece sono le rune. Le rune vengono raccolte appunto trovando oggetti consumabili che si distruggono per ottenere rune, oppure semplicemente affrontando nemici. Si trovano veramente tantissime rune, anche i boss ne rilasciano veramente un sacco. È molto, si sale di livello molto più velocemente di quel che mi ricordavo nei giochi dello stesso genere. Non è stato tanto difficile salire di livello, anzi basta fare tipo qualche sezione di gioco, si fanno migliaia di rune senza tanti problemi. Ho visto ci sono tantissime guide, però non le abbiamo mai utilizzate. Diciamo basta giocare e quando arrivate a tot rune salite di livello. Le rune ovviamente si utilizzano anche per comprare oggetti e si usano per tutto in pratica. Nel gioco inoltre ci sono tantissime missioni secondarie, tutte molto interessanti. Alcune importanti che si intrecciano anche tra di loro, alcune legate proprio a dei dungeon opzionali, altre minori, però comunque vale sempre la pena farle perché comunque sono interessanti. Per la trama principale il gioco vi dice che dovete sconfiggere un totale di 2 boss specifici per poi andare verso le sessioni finali del gioco. Infatti è anche possibile sconfiggere solo 2 di questi boss e poi procedere già verso le parti finali. Ovviamente causa livello nella prima partita è impossibile ed è sconsigliato farlo. Conviene sempre girare il più possibile e sconfiggere tutti i boss che trovate. L'open world comunque funziona come detto molto bene. Girando capita che vi imbattete spesso in nemici semplicemente molto forti. Altri poi sono proprio dei boss che vedete un nemico che gira e quando lo attaccate esce la vita del boss e si scopre che è proprio un boss opzionale. La cosa bella del gioco è che infatti è proprio pienissimo di boss opzionali, boss e dungeon. Ci sono sia appunto boss che trovate in giro per il mondo, o boss che trovate in un dungeon specifico, boss in un'area legata alla storia, però sono sempre boss opzionali, ce ne sono veramente tantissimi, ho perso anche il conto di quanti boss sono, e non tutti sono legati ai trofei, ce ne sono proprio tanti che sono proprio degli extra puri. Così come anche i dungeon, veramente tantissimi, e anche aree proprio segrete che non sono legate alla storia, che quindi se puntate a fare solo la storia principale, magari finite il gioco senza mai vederle. Quindi cercate di esplorare sempre il più possibile perché è meglio non perdersi nulla, c'è tanto da vedere, tutto molto bello e coinvolgente. Per quanto riguarda il gioco online, non è che funziona proprio benissimo, perché allora le invasioni ne ho fatte giusto qualcuna e quelle funzionano abbastanza in modo normale, si
invade, si prova ad uccidere l'altro giocatore. Ci sono delle cose simpatiche da fare, tipo potete mimetizzarvi con degli oggetti assumendo diverse forme per nascondervi dagli altri giocatori e tendere vari agguati. Mentre per quanto riguarda quando giocate online, il sistema è più o meno sempre lo stesso. Dovete attivare prima di tutto questa statua, c'è una statuetta in particolare. L'ha esaminata, una volta esaminata si è sbloccata la sezione online per quell'area. Che significa? Significa che da quel momento, se avete attivato la ricerca online, nei pressi di quella statua potrete trovare nomi di altri giocatori. Inoltre, la cosa importante è che se avete attivato quella statua, anche in un dungeon, entrate, attivate quella statua, da quel momento in poi, quando attivate la ricerca di partite online, cioè volete aiutare qualche giocatore online in quella regione, tutte le statue che avete toccato saranno attive, quindi il vostro nome sarà presente in tutte le statue e chiunque potrà chiamarvi da qualsiasi boss presente in quella regione. Anche se è una cosa che non funziona proprio benissimo, proprio perché ci sono tantissimi giocatori ovviamente, però capita molte molte volte che chiamate un giocatore ed esce sempre l'errore che non è possibile evocarlo, perché questo succede neanche perché il giocatore ha tolto il nome, ma proprio perché è stato già chiamato da qualcun altro, quindi bisogna essere molto veloci nella scelta. È un sistema che va un po' migliorato perché spesso è snervante, soprattutto quando volete formare la squadra di tre personaggi, chiamate magari un altro giocatore e dovete aspettare entrambi che arriva il terzo e quindi ci sono state attese anche a volte di 10 minuti. In alcune aree poi non si è mai presentato proprio nessuno, quindi in quel caso o andate da soli o meglio lasciar stare. Giocare online comunque fornisce un certo aiuto. Però dipende anche dal tipo di boss. Perché ci sono dei boss dove se li affrontate in singolo sono anche più facili invece di farli online. Alcuni invece è il contrario. Inoltre, da quel che ho letto, giocando online i boss diventano leggermente più ostici, hanno un po' di vita in più e subiscono meno danni. Per il resto, comunque, giocare online è abbastanza divertente, anche quando vi invade qualcuno. Ci sono sempre ovviamente i giocatori, certi tipi di giocatori che è meglio evitare, però capita anche che vi divertite a giocare con gente a caso, così sia contro i boss sia esplorare interi dungeon. Ogni volta infatti c'è una statua è possibile chiamare qualche giocatore. All'eccezione di un boss in particolare, quello etichettato come più forte del gioco e che serve anche per il platino, lì non è proprio presente la statua, quindi in quel caso dovete per forza affrontarlo in singolo. E parlando appunto della difficoltà, visto che ci avete anche chiesto, nel gioco non è possibile selezionare facile in nessun modo, c'è una difficoltà standard e quella è. Quindi dovete per forza adeguarvi a questo tipo di difficoltà. Se volete avvicinarvi al gioco ed è il vostro primo Souls-like, potrebbe essere un buon inizio perché in realtà in parte non mi è sembrato proprio così proibitivo. Però non posso assicurarlo perché può essere pure che è una mia impressione, essendo già più abituato al genere. Magari come prima esperienza non è proprio adattissima, essendo pure così vasto e open world. Però l'unica cosa che dovete sapere è che la difficoltà è questa e ci sono vari consigli che ho letto in giro del tipo per renderlo più facile andare a prendere quell'arma, ma sono consigli un po' stupidi perché per utilizzare quell'arma dovete raggiungere il livello 50, quindi se arrivate a livello 50 bene o male un po' ve la cavate. Ah, una cosa non vi avevo detto delle armi, ci sono anche queste ceneri di guerra, che si possono collegare a diverse armi. Questa cosa funziona abbastanza bene, nel senso ci sono delle armi che ce l'hanno già specifiche e altre che invece potete aggiungerle voi come preferite e creare tipo il vostro set. Però adesso, salvo che o sbagliavo io qualcosa, mi è capitato che tipo avevo una spada con delle ceneri impostate e lo scudo Medusa che aveva una sua cenere impostata. Il gioco impostava automaticamente e con quel tasto utilizzavo la cenere dello scudo, quindi mi sono ritrovato a dover eliminare lo scudo perché sennò non potevo più utilizzare la cenere della spada. Quindi sono stato costretto ad utilizzare un altro scudo e poi l'ho ottenuto fino alla fine del gioco. Diciamo quindi non so se ho sbagliato qualcosa io o se c'era qualcosa che non andava proprio nel gioco. Per i personaggi da trovare in giro, inizialmente non c'erano, poi più avanti hanno aggiunto con un aggiornamento
degli indicatori che vi mostra in che posizione sono presenti i vari personaggi, mercanti e roba varia. Diciamo, questo semplifica un po' la ricerca di alcune missioni secondarie. Magari non vi ricordate dove avete incontrato quel tizio, cercate il segnalino nell'aria e lo trovate. Il gioco permette poi di puntare delle stelline blu che fanno un fascio di luce, utili magari per formarvi un percorso. E poi ci sono tanti gettoni verdi, mi sembra che potete mettere anche più di 100. E questi non li ho quasi mai usati, però si possono utilizzare magari come promemoria. Tipo, ho letto di alcuni che si sono lamentati che il gioco non ti segnava quale dungeon avevi completato effettivamente e quale no. Se avete questi problemi, lasciate un gettone, magari tipo un'icona di trionfo per far capire che avete già completato quel dungeon, o un'icona con un teschio per far capire che c'è ancora il boss da affrontare. I nemici comunque hanno diversi difetti. C'è una grande varietà di nemici, però c'è anche una grande quantità di riciclo. Inoltre, una cosa proprio che non mi è piaciuta dei nemici è che, boss a parte, diciamo si muovono bene, reagiscono bene, anche se bene, cioè dire che i boss hanno anche un difetto loro, ovvero hanno tipo tutto un loro set di movimenti che lo fanno a prescindere da quello che fa il giocatore. Anche se li attaccate non è che sembra proprio che ne risentono. E inoltre in alcune sezioni di boss che combattiamo in aree un po' sopraelevate, i boss erano protetti da una sorta di muro invisibile che gli vietava di cadere di sotto. Uno dei primissimi boss, ad esempio, combatte su un ponte di pietra, a volte effettuava dei salti che era praticamente indirizzato proprio per cadere di sotto, ma lui non poteva mai cadere. Invece voi con un niente vi trovavate giù. I nemici invece che si trovano nelle aree sono veramente stupidi, c'è proprio un'intelligenza artificiale proprio demenziale. Lo notate molto anche, sempre nelle prime fasi nel castello, quando andate, magari ci sta un'entrata segreta per prendere un gruppo di nemici, un gruppo numeroso, anche una ventina, di spalle. Ci sono i tizi impostati così con la balestra in mano, quelle proprio per difendere, no, il castello. Ne colpite uno a fianco e quello rimane comunque così impostato, non si muove proprio. Non reagiscono in nessun modo, anche se uccide tutti i nemici attorno. Se non entrate nella sua area visiva o non lo attaccate, quello rimane lì impalato così e non reagisce in nessun modo. Quindi veramente una deficienza incredibile. Inoltre, con i nemici e anche con alcuni boss, ho notato un'altra cosa molto fastidiosa: che se voi con la spada o qualsiasi altra cosa, magia e roba varia, attaccate verso un nemico e per caso la vostra spada tocca un muro, tocca qualsiasi altra cosa, un albero e altro, l'attacco si blocca. Se invece lo fa il nemico, quando si tratta di magie, un soffio di un drago e roba varia, in quel caso l'attacco si blocca anche al nemico, però quasi sempre quando attaccano con una lancia, una spada, roba varia, il loro attacco trapassa qualsiasi cosa, muri, porte, è proprio come se per loro quell'oggetto non esiste e vi colpisce quasi sempre, quindi è stata una cosa un po' negativa perché tipo nel tutorial iniziale vi mostrano che è possibile abbassarvi nell'erba, fare queste sezioni più stealth, roba che poi nel gioco effettivamente non ho mai utilizzato. Però comunque è stato un po' brutto perché non è possibile sfruttare proprio l'ambiente al 100% per difendervi. Come detto, contro alcune magie o magari contro i draghi, trovate una roccia, vi potete anche nascondere per ripararvi. Però quando capita che arriva uno e vi vuole tirare una mazzata con la spada, non importa tipo dici c'è l'albero che mi protegge, no, perché l'albero viene trapassato. Proprio trapassato, no? Che l'albero si stacca, cade, ci sta questa cosa di più di realismo. È proprio che l'albero non esiste per la spada del nemico che trapassa e ti colpisce. E questa è una cosa che quando ti porta pure alla morte fa anche un po' innervosire. Poi, come altra cosa un po' negativa nel gioco, appunto, c'è stato questo riciclo, soprattutto alcuni dungeon, come le catacombe, le gallerie e anche delle rovine, diciamo, di mezzi castelli con un'entrata sotterranea, sono sempre molto uguali. Addirittura anche nelle gallerie, per esempio, dove si trova il boss, c'è una sorta di terreno che inizialmente pensavo che fosse legato al primo boss incontrato, che era un troll, sembrava tipo dei soldi a terra, pensavo che era una scenografia ricreata apposta per il troll, però poi qualsiasi altro boss ci trovate dentro, la scenografia è sempre la stessa, quindi ci sono diversi ricicli di molte aree, ce ne sono tantissime, però molte sono riciclate. Alcune ci sono dei vari cambiamenti che sono anche interessanti, però per la maggior parte sono cambiamenti dovuti ai nemici, gira a destra, gira a sinistra. Le prime due catacombe, ad esempio, trovate, sembrano proprio la stessa identica catacomba, però girate a specchio. Quindi
quindi il gioco su questo non è che è privo di difetti. Parlando sempre di queste compenetrazioni, appunto, non solo i nemici, ma anche altre compenetrazioni proprio grafiche, sono un pochino bruttine da vedere, soprattutto pensando adesso che siamo nella nuova generazione, è un po' strano vederlo, a parte proprio le semplicissime compenetrazioni, tipo la spada che trapassa il mantello, però vabbè. E durante il gameplay ci sono anche alcune sezioni dove i nemici sono un po' avvantaggiati con un eccessivo di secondi di immortalità. Già capita a volte che ci sono dei nemici che vi buttano a terra e non potete fare niente. Quando siete a terra il vostro personaggio ci mette 2 ore per rialzarsi, anche se provate a rotolare via, ci mette 2 ore per rialzarsi e in quell'attimo, se il nemico vuole attaccarvi, può anche attaccarvi e uccidervi in quell'istante. Invece per i nemici questa regola non vale, tipo c'è un boss in particolare che fa tutta una scenetta mentre segue un attacco e in quel momento non importa cosa gli state lanciando addosso, è proprio immune a tutto, non subisce nessun tipo di danno. Sono delle cose un po' così, per un gioco che comunque prevede anche di giocare in multigiocatore, quindi tu sai che mentre un nemico sta facendo una mossa gli altri sono liberi di attaccare, è un po' brutto da vedere che non può subire niente in quel momento. Quindi parlando della grafica, devo dire che ci sono stati dei momenti e tipo dei giocando si vede che è una grafica molto bella e molto pulita, però non sa minimamente di gioco next gen, cioè è proprio un gioco PlayStation 4 Xbox One. È vero che Demon's Souls è un gioco proprio PS5, però già è superiore, è un altro livello grafico, ed è anche vero poi che Demon non è un open world, quindi deve elaborare molte meno cose, però diciamo graficamente il Elden Ring ci sono state diverse parti, anche in alcune scene filmate, i guanti dell'armatura avevano non so che di sgranato, era un effetto un po' bruttino, diciamo in un gioco del 2022 vedere delle cose comunque definite in questo modo fa un po' strano. È vero che la grafica non è tutto e che questo è un gioco che punta su tutt'altro, però in ogni caso ci sono delle cose che comunque vanno dette, non si possono ignorare. Musica e effetti sonori, niente da dire, tutte molto interessanti, molto incalzanti, anche le musiche di alcuni boss particolarmente belle. Sulla longevità, appunto, dipende molto da che tipo di giocatori siete, perché se puntate solo alla storia principale, probabilmente lo finirete in pochissimo tempo. Se puntate a esplorare proprio tutto, ci metterete veramente un sacco di ore. Noi abbiamo finito il gioco al 100% dopo 105 ore, più o meno 107, una roba del genere. Tuttavia, c'è da dire che per ottenere diversi finali nel gioco non è possibile ottenerli tutti in un'unica partita. Infatti, quando, senza farvi spoiler, quando finite il gioco vi crea una sorta di continua dove avete già sconfitto il boss finale, però non l'avete sconfitto effettivamente. È presente l'area del boss finale, però non si può più accedere perché ormai il boss comunque l'avete sconfitto, avete ottenuto le rune, però non si può più andare avanti, quindi per ottenere diversi finali dovete per forza di cose fare altre partite, a meno che non eseguite un backup dei salvataggi come abbiamo fatto in una nostra guida che trovate già sul canale. Quello è l'unico modo per risparmiarvi di fare altre run. Anche se bisogna dire pure che, conoscendo già il gioco e se facendo nuove partite, è molto facile che una seconda, terza run e così via vi duri molto meno, non è che vi vanno a durare tutte 100 ore o 50, può durare anche 10-15 ore, perché comunque una volta che sapete quello che dovete fare, avete già perlustrato i vari dungeon per vostra pura curiosità, quelli opzionali, potete anche evitare di farli in una seconda partita. Penso vi ho detto più o meno tutto, come verdetto finale, secondo me possiamo dire che questo Elden Ring è sicuramente il miglior gioco del suo genere, è proprio il miglior gioco in assoluto del suo genere, però definirlo proprio il gioco perfetto, quello assolutamente no, perché ha un sacco di difetti, alcuni sicuramente mi sono anche sfuggiti adesso, che non è che me li ricordo tutti, però ci sono tante cose che funzionano, tante cose belle, però tantissime cose pure che non funzionano e che comunque vanno ritoccate, migliorate, impossibili seguiti spirituali e non. Come gioco consigliato sicuramente a tutti quelli che hanno amato Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, tutti quelli che hanno amato questi giochi devono assolutamente comprarli il prima possibile e giocarlo, perché è veramente molto bello ed è una bellissima esperienza. Per quelli che invece, per via dei trailer, di come è stato sponsorizzato un po' male il gioco,
lo associano tipo a uno Skyrim, a un altro gioco fantasy qualsiasi, perché vedendo tipo i draghi che volano, uno pensa a Skyrim, non ci azzecca assolutamente nulla, quindi rischiare di comprare un gioco e poi di pentirvene. Il gioco non ha difficoltà facile, non ci sono modi o trucchi per semplificarlo, perché per quanto per alcune persone magari giocare online può risultare semplifichiamo il gioco, in realtà non è così, perché se voi non sapete giocare e giocate online con altri due, gli altri due giocatori possono essere anche bravissimi, però se voi non siete in grado di giocare, il boss vi prende e vi uccide, gli altri comunque scompaiono, quindi ci vuole sempre un certo equilibrio in tutto. Se non è proprio il vostro genere, purtroppo non c'è una demo per tutti al momento, quindi non potete provarlo. Però diciamo, se i Souls-like non vi piacciono, non sono il vostro genere, magari aspettate un calo di prezzo prima di avvicinarvi ad Elden Ring. Ok, vi lascio tra poco con la schermata dei pro e dei contro, sperando di non aver dimenticato nulla, perché c'è proprio tantissimo da dire, forse anche solo una recensione di una mezz'oretta, anche meno, forse anche poco, però prima di avervi detto tutto, nel caso trovate comunque la nostra serie completa qui su YouTube, diverse guide che possono aiutare qualcuno. E roba varia, abbiamo fatto un sacco di video su questo gioco in realtà. Fateci sapere cosa ne pensate di Elden Ring e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Thank you.